questi CD, quindi a parte averci, poi magari potete anche buttarci via, però se vi va di ascoltare i nostri brani, le nostre volontarie hanno i nostri CD, quindi potete acquistarli. È arrivato il momento, ti lascio lo scettro, aspetta che lascio uno. Cioè, ti lascio lo scettro e vieni va via, capito? Cioè, così fa. L'eleganza, l'eleganza. Devi fare la pipì, zio Gianni? Ok, ti lascio lo scettro. Allora, dovremmo avere in sala la mia amica Mina. Dov'è Mina? Eccola qua, Mina, vieni. Allora, prendiamo il leggero. Amore, ma che piccolino. Fammi vedere che bello strumento che hai. Ma è fantastico. È rossa, eh? Ma è bellissima questa. Amore, guarda, Gianni è un maschio. Scusa, come ti chiami, amore? Mina. Mina. Ciao, molto importante. Quanti anni hai? 8. 8! Zia, ti ricordo una cosa. Ma cosa vuoi fare? Ma questa tromba qui è rossa. Io non l'avevo mai vista una tromba rossa. È bellissima. Ma che dolore porti le scarpe? Hai una fetta incredibile. Zio, sto prendendo tempo, quando vuoi, è tutto vuoto. Amore, guarda, fallo fare a lei che si fa. Certo. È proprio maschio. Amore, ti guarda, ci ha messo un secondo già. Cioè, va bene, vuoi dire qualcosa su Mina? Allora, ovviamente così facciamo anche un po' di pubblicità del nostro lavoro. Mina ovviamente è una mia allieva che frequenta la scuola Monteverdi di Crema e questo è un premio per il percorso che lei ha fatto in così poco tempo. Questo è uno strumento che all'inizio è molto, molto difficile, richiede molto sacrificio e molta pazienza. E quindi lei ha superato tutto questo e questo è un premio meritatissimo. E ho fatto scegliere a Mina il brano da eseguire e suoneremo insieme, io sbaglio sempre il nome, vero? Sbaglio sempre, suoneremo il nome della canzoncina di Pippi Calzelù. È bellissima, Mina! Vedere? A posto.
Grazie.